cittadinanza attiva per la vostra partecipazione. È un momento bello da ricordare perché ricordiamo tutti quello che accadde qualche tempo fa, perché temevamo proprio per l'esistenza futura del nostro presidio, del nostro ospedale. E invece c'è stato uno scatto di reni e le cose pare che vadano per il meglio. E quindi ci sentiamo anche di ringraziare tutti quei cittadini, quelle associazioni, quelle personalità che in questo tempo si sono dedicate, questa partecipazione corale che c'è stata, nella quale ciascuno ha fatto quello che poteva fare, una piccola donazione, un'attenzione, una parola di impegno e di, naturalmente, di conforto per dare alla nostra comunità, che spesso ha ricevuto molti schiaffi, la possibilità di potersi rifare con la rinascita di questo presidio. Io naturalmente, nel ringraziare tutti, non posso esimermi dal chiedere al direttore generale, al dottor Dattoli, la notizia a proposito del pronto soccorso, perché come sapete tutti è una ferita aperta nella nostra comunità. Il prossimo 2 aprile trascorreranno 6 mesi dalla sua chiusura e quindi in questa celebrazione dove rinasce l'ospedale chiediamo a lui di darci notizie, mi auguro quanto più possibile positive, perché c'è un'aspettativa significativa di tanti di noi. E poi chiederò naturalmente alle presenze istituzionali, al sindaco, al consigliere regionale Tutolo, di esprimere, se lo vorranno, alcuni concetti, alcune indicazioni a proposito di questa battaglia che tutti stiamo conducendo. Grazie e un applauso a tutti voi.